Ragazzi e ragazze, vi do il benvenuto su Gossip Drums. Nel video di oggi voglio andare a risolvere i problemi che quei 5 problemi che i batteristi prima o poi fanno sempre. Quindi meglio prevenire che curare, quindi oggi vi faccio vedere quei 5 errori che non dovete mai fare, oppure quelle 5 cose per risolvere gli errori che si potrebbero fare da batteristi. Quindi cosa ho fatto? Ho preso una batteria da strumentimusicali.net, che è un AQX di Sonor, che state vedendo in questo momento, perché ho detto, allora, dato che sono un po' arrabbiato con questi batteristi che fanno questi errori perché assolutamente non vanno fatti, ho detto, vabbè, calmiamoci prendendo una batteria luminosa, sberluccicante, e quindi ho detto, questa secondo me è perfetta. Quindi ho preso la batteria che tanto aveva già tutto, piatti, fusti, aste, pedale, tutto quanto. La trovate qui sotto in descrizione come link, dopo ve ne parlo un po' e direi di partire subito con la sigla, poi andiamo ai 5 errori. Ok, allora adesso direi che è il momento di andare con i 5 errori. Sono pronto. Quindi, per prima cosa parliamo del... Allora, vogliamo partire da un must, proprio un must indiscusso per quanto riguarda gli errori dei batteristi. Partiamo dal must, e cioè numero uno, la questione unisoni. Il problema è che quando si parla di unisoni si pensa solo a una tipologia di unisono, che è quella che si sente di più e quella più fastidiosa, cioè quella tra cassa e rullante. Quando andiamo a fare i groove, noi facciamo il nostro bel groove rock potente, ma poi quando lo facciamo con magari cassa su tutti i quarti, rullante sul 2 su 4, succede questo. E tutti i nostri buoni propositi di studiarci il groove forte, potente, con una bella pacca, eccetera, decadono completamente, perché non abbiamo quel suono figo nel momento in cui andiamo a suonare cassa rullante. Perché non abbiamo un suono figo? Perché non abbiamo un suono unico, ma abbiamo due suoni molto vicini e soprattutto molto fastidiosi. Quindi questo è sicuramente da mettere a posto, e non ci sono delle grandi cose da fare per metterlo a posto. Non è che vi dico studiate questo, 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 ma la cosa che bisogna fare è mettersi lì, farlo tanto, fare molta attenzione a fare l'unisono giusto e soprattutto, raga, registratevi. Cioè, questo è l'unico modo per riuscire a capire se lo state facendo giusto oppure no. Ma attenzione, perché questa è una tipologia di unisono, la unisono, sincrono, chiamatelo come volete. La questione importante è che non bisogna mettere solo a posto questa parte qua, cioè la parte tra cassa e rullante e basta, ma con la batteria noi abbiamo 4 alti che suonano insieme, quindi qualsiasi alto può fare un sincrono insieme a un altro alto. Anche se faccio questo, adesso è esagerato, tra l'altro molto difficile da fare, ma anche se faccio un flam, cioè un 2 colpi con diversità minima tra charleston e rullante, si sentirà un po' meno, ma comunque darà fastidio lo stesso, anche se lo faccio tra cassa e charleston. Il groove va a banane perché non funziona, quindi occhio a questi unisoni. Fatelo tanto, fate dei groove semplici, non mettetevi a fare, ah, voglio fare l'unisono, allora faccio. Questa roba qua, cioè no, adesso era anche suonato abbastanza malino, ma no, fate dei groove semplici. Cassa in 4, rullo sul 2 sul 4 e cominciate a mettere a posto cassa e rullante, poi charleston e rullante, magari fate un groove tipo, registratevi e controllate che rullante e charleston siano perfetti.
poi registratevi di nuovo e fate... Questo per capire se Charleston e cassa sono a unisono perfetto. Questo è importantissimo, perché potete studiare la tecnica, il groove, le cose, la coordinazione, quanto volete, ma poi se avete gli unisoni sbagliati, il groove non funzionerà mai. Quindi mi raccomando, questo primo punto. E adesso direi di parlare del... Errore numero due, rimaniamo sempre più o meno nella questione unisoni, perché parlando di quello mi è venuto in mente che c'è una cosa che i batteristi, soprattutto quelli principianti, diciamo, quelli che suonano da un anno o due la batteria, fanno una roba che è sbagliatissima e fa decadere tutta la questione fill. Quindi adesso ci spostiamo dai groove di prima, passiamo ai fill. Cioè, un sacco di allievi all'inizio facevano questa cosa qua. E voi direte, cosa è successo? È successo che nel primo filo suonato tutti ottavi, pappa pum 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 pum, come giro della batteria, ma con la cassa che raddoppiava tutti quei colpi. Questo è un errore, sì, è un errore, perché rischiamo per niente. Cioè, perché dobbiamo andare a fare l'unisono della cassa su tutti i colpi per dar più potenza? Non è importante dare più potenza, è importante farlo bene, giusto, senza andarci a incasinare con i colpi di cassa aggiuntivi che poi chissà se funzionano bene o se non funzionano bene. Nella seconda parte ho fatto invece questo. Cioè, sempre lo stesso fill in ottavi, ma la cassa sui quarti. Pappa, pu, 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 pu. È uguale, non serve quella cassa, lo fanno tutti sempre quando incominciano a fare i fill, tante volte anche inconsapevolmente, cioè senza pensarci, senza accorgersene, ma è un rischio perché è un attimo fare questo. E questo, sì, fa schifo, fa veramente schifo. Oppure... Che è sta roba? Cioè, non può funzionare. Quindi imparate a fare bene i passaggi senza la cassa, pensateci, provate a suonare i passaggi e guardate se suonate la cassa, perché come vi ho detto prima, tante volte succede inconsapevolmente questa cosa, cioè punto, boh, non ci pensate, tanti allievi mi dicevano no, ma io guarda che non la uso la cassa, poi appena facevano il fill... Facevano sta roba qua e gli dicevo, sì, la usi la cassa, ma non dovresti usarla. Pensateci, controllate di non usare la cassa e successivamente andate a lavorare bene sulla questione precisione dei colpi e potenza dei colpi. Suonate bene in mezzo al tamburo, mi raccomando, anche questo sarebbe un errore da mettere in più, ma ve lo metto qui all'interno del secondo. E così avrete un colpo potente, bello preciso, e non avrà bisogno di altro. Ovviamente adesso vi ho suonato il giro della batteria, lo chiamo io, quindi tutto, ma questa cosa funziona per qualsiasi tipologia di fill, è uguale, non mettete la cassa, a meno che non siate già magari un pochettino più avanzati e quindi avete il controllo della cassa bene insieme agli altri colpi di mano e riuscite a dosare come volete, a fare gli unisoni giusti, a mettere la cassa anche dove serve e non dove non serve, e però appunto mi raccomando, bene questa precisione, questa potenza, suonate in mezzo ai tamburi. E noi direi di passare al... andiamo avanti. Errore numero 3. Parliamo sempre di fill. Allora, i fill sono un po' la croce
dei batteristi, perché suoniamo i fill e perdiamo il groove, cioè perdiamo un po' il tiro, suoniamo i fill e li facciamo troppo difficili quando magari sarebbero da fare più facili, facciamo quelli facili e ci incartiamo, facciamo... Quindi i fill sono tanto belli quanto un problema solitamente per noi batteristi. Per eliminare un problema di questi fill, che molto spesso è quello più, più problematico, pensate prima a che fill volete fare. Non dico che dobbiate pensare, allora adesso faccio un fill con 2/16, poi una pausa, poi metto un ottavo puntato, no, ma dovete pensare al posizionamento delle vostre mani nel momento in cui vorrete andare a fare un fill, perché se io banalmente voglio fare un fill con 4 colpi sul rullante, 2 colpi su tom 1 e 2 colpi sul timpano, se io faccio i miei 4 colpi sul rullante e alla fine dei miei 4 colpi dico ok, cosa voglio fare adesso? Andare sul tom 1. C'è quello spazietto che è una perdita di tempo, nel senso è una perdita di groove, è una perdita in generale. E la vostra band, se gli fate uno scherzetto del genere, va un po' fuori di testa, anche giustamente direi. La questione è, pensate a quale sarà il movimento delle vostre braccia. Pensatelo come una freccia. Io di solito anche nei miei corsi dico sempre questo: pensatelo come una freccia che in questo caso parte dal rullante, va al tom e poi scende al timpano. Quindi il movimento delle nostre braccia sarà questo. Questo. Successivamente andremo a mettere i colpi, ma nel momento in cui andremo a suonare i nostri colpi, sapremo già quale sarà il movimento da fare. Questo sembra una cavolata e sembra assurdo dire perché devo pensare così tanto al movimento delle mie braccia, perché finché faccio un colpo ogni mezz'ora ok, va bene, non c'è problema, anche se ci penso un po' all'ultimo va bene lo stesso, ma quando devo andare in velocità Eccolo qua, questo volevo. Ho sbagliato fill, ma che cosa è successo? Sono andato comunque sul tom. Ho sbagliato perché ho dato troppi colpi, penso, sul rullante. Ma non mi sono perso, non ho perso il tiro, non ho perso il tempo, perché avevo comunque un'idea di quello che dovevo fare. Quindi non ho completato la mia freccia, ma sono andato sul tom e poi ho detto ok, è finito, le mie note a disposizione sono finite e quindi ho terminato il fill. Non era una cosa preparata, ho proprio sbagliato, però ho tenuto questa parte qua suonata perché appunto è importante farsi un'idea, poi se c'è qualcosa che non va almeno avete comunque l'idea di dove le mani dovranno muoversi. Poi ovviamente esperienza, cose ci stanno, questo assolutamente, pian pianino che andrete avanti vedrete che avrete sempre meno di questi problemi, ma io penso sempre alla freccia anche adesso, qualsiasi fill debba fare, non me che pensa una freccia proprio, ma almeno penso a dove devono spostarsi le mie braccia quando suono. E arrivati a metà, devo dire che appunto ho provato un po' intanto questa batteria, l'ho provata un po', devo dire che mi piace, prima cosa per la questione finitura, ve l'ho già detto prima, perché ve l'ho messa anche su Instagram, ho messo una storia su Instagram e in molti mi avete scritto che figata sta finitura, questa finitura è rossa glitter, spero che a video, ma probabilmente con i video di prima l'avete vista bene, è rossa glitter, quindi molto molto luminosa, secondo me tra l'altro su un palco fa un figurone perché appunto questi glitter, poi è sparkle, scusate, dicevo glitter perché pensavo ai glitter delle cosine lì, la polverina, ma sparkle veramente molto 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 interessante. E come suono, devo dire che contando che sto usando le pelli di serie, che quindi sono marchiate Remo, non so sinceramente se siano al pari come livello delle Remo, secondo me no, ma comunque funzionano bene. Il rullante ha una bella mina e soprattutto ha delle ghost
super sensibili. Che quindi è ottimo, l'ullante 14x5,5. Il resto, per quanto riguarda la cassa, gli ho fatto un buco alla pelle della cassa, gli ho messo qualcosina dentro e devo dire che suona molto bene. Poi questa cassa 22x16, grazie Sonor per aver fatto una batteria con la cassa 22x16 di quelle di fascia economica, perché lo dico spesso, ma 22x16 per me vince, ma a mani basse, su 22x18, quindi ottimo. E Tom, idem, hanno un suono bello definito. Quindi funzionano, magari stopperei un filino il timpano, ma proprio un filino, con un mungello con un pezzettino di cotone dentro, che tante volte a me piace di più, però comunque devo dire ottimo. Poi in più ti danno tutto qua, perché ti danno sia aste del Charleston, sia le due aste per i crash, sia il pedale, tutto. In realtà non ti danno giusto il seggiolino e basta, ma appunto ottimo. E ultima cosa che mi stavo dimenticando, perché non ci stavo più pensando, questione piatti. Non pensavo, li ho visti e ho detto, mamma mia, sti piatti qua sarà un problema, ma alla fine suonano, cioè sono dei piatti economici, è vero, quindi non è che sono dei K di Zildjian, però... Non sono niente male. Il Charleston da solo, quando è suonato da solo, ha un po' quella metallosità dei piatti più economici, però il set, sinceramente, secondo me non è male. Molto meglio, ad esempio, dei 101, che non mi dispiacciono proprio all'infinito, lo sapete, c'è sempre un dibattito su questa cosa qua. Secondo me, comunque, sono già di una fascia sopra rispetto a quelli. Adesso andiamo avanti e passiamo al... Altro errore. Allora, vedo tanti batteristi che menano come dei fabbri per avere un suono forte, soprattutto in ambito rock e in ambito metal già meno, perché metal bisogna anche andare veloce, quindi suonare dei fabbri e andare come dei fabbri, andare veloci, non è semplice. Ma in ambito rock vedo questi batteristi tutti sudati dopo 3 minuti perché menano fortissimo. Allora, sfatiamo sta roba che per avere un suono forte bisogna menare forte. Cioè, ovviamente per avere un suono forte non posso suonare così, ma devo suonare nel modo giusto. Quindi questo è un suono forte. Ma io non sto assolutamente forzando. Se forzassi sarebbe questo. E questa roba, soprattutto sui tom, si sente, perché il suono diventa plasticoso. Quindi dobbiamo imparare come far scendere le mani, nel senso, dobbiamo imparare ad utilizzare la tecnica Müller, questa è fondamentale, per far scendere la bacchetta come se la lasciassimo cadere, non come se gli imprimessimo la forza per andare a suonare sul tom, sul rullante, sui piatti, quello che è. Però imparate la tecnica per poter far scendere la bacchetta. Guardate come scende veloce la bacchetta, ma io non sto forzando nulla, non sto forzando assolutamente nulla. Sui il video sulla Müller Technique l'ho già fatto, quindi ve lo lascio qui sotto in descrizione. Ho fatto anche un corso, tra l'altro, su tutta la tecnica, dove c'è questo, rudimenti, tecniche, applicazioni, ve lo lascio sempre qui sotto in descrizione. Però appunto
non toglietevi dalla testa sta roba. Folte non vuol dire menare e sudare in modo pazzesco. Poi sudare ci sta, non volevo dire che non si debba sudare, ma non è il modo giusto. Dare quella potenza fisica e basta. Serve la tecnica e serve suonare nel modo giusto per poter fare. Questa cosa qua, se avete visto, io avevo le mani aperte. Tacca, 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 tacca. Perché sono molto rilassate le bacchette, sono molto rilassate le mani. Le bacchette non sono rilassate, ma le mani che tengono le bacchette sono molto rilassate. Questo è un altro errore che molti batteristi fanno. Andiamo all'ultimo, quindi parliamo del... L'errore numero 5, l'errore numero 5. Allora, qui parliamo sempre di potenza, diciamo, ma intesa in un modo un po' diverso. Mi capitano allievi o mi capita di vedere batteristi che suonano anche bene, anche precisi, ma che sbagliano i volumi tra i pezzi della batteria, perché la batteria è uno strumento unico, ma il problema è che non è unico nel senso che tutto attaccato suona tutto uguale. Ci sono tanti pezzi diversi suonati da altri diversi. Quindi, se io devo fare un groove e lo faccio così, o lo faccio così, non funziona quel groove. Il groove deve avere una... come si dice, una corrispondenza di volumi tra i vari alti. Quindi anche qua registratevi, perché dovete ascoltare, registratevi nel peggior modo possibile in questo caso, cioè col cellulare marcio proprio buttato lì, perché quello che dovete sentire è un buon bilanciamento tra i volumi della vostra batteria. In qualsiasi caso, sia quando andate a fare i groove, sia quando andate a fare i fill, dovete avere tutto bilanciato. Quindi non il Charleston troppo forte, o la cassa troppo piano, perché magari anziché suonare rock con la punta, suonate con il tallone giù e non riuscite a spingere abbastanza. Dovete avere tutto bello bilanciato, quindi cassa rullante, belli potenti. Ricordatevi, potenti non vuol dire darci tutto quello che abbiamo con le nostre braccia, ma, o gambe, ma potenti significa con un bel volume, con la tecnica giusta, ecco la tecnica giusta. E il Charleston non troppo forte, perché altrimenti ha una frequenza fastidiosa, quindi... Come potete vedere, in generale comunque suono abbastanza forte i tamburi e il crash, mentre i piatti d'accompagnamento li suono non troppo forti, non troppo forti, perché altrimenti appunto danno fastidio. Il ride anche non lo suono troppo forte, a parte quando lo crasho, che comunque sto Cast B8 alla fine anche crashato non è male rispetto ad altri ride anche più costosi. E, però di base appunto, forte, potente, con un bel volume, Charleston e ride easy, non troppo forti, ma attenzione, devono avere la stessa identica importanza di tutti gli altri colpi che suoniamo forte. Anzi, molto spesso, sempre Charleston e ride
i piatti di accompagnamento, sono quelli che fanno funzionare il groove al 100%. Se quelli non funzionano, anche se sono quelli suonati più piano, il groove farà schifo. Eccoci tornati! Quindi spero che questo video vi sia piaciuto, mettete un like qui sotto se così è stato, iscrivetevi al canale perché mi aiutate sempre, mi permettete di portare dei contenuti sempre più di qualità qui sul canale, tanto ci mettete pochissimo, cliccate iscriviti eccetera, ci mettete un attimo, già che ci siete buttateci anche la campanella. Io voglio ringraziare tantissimo strumentimusicali.net per avermi permesso di acquistare questa batteria che devo dire comunque come batteria economica, medio economica, non è per niente male, mi è piaciuta molto sia come fittitura, sia come finitura, sia come suono. Fatemi sapere qui sotto nei commenti cosa ne pensate, qui sotto in descrizione, non nei commenti ma in descrizione, avete il link a questa batteria. Per il resto ragazzi, io vi ringrazio e ci vediamo nel prossimo video, ciao!